Sin dai primordi della storia, una delle più grandi aspirazioni dell'uomo è stata quella di volare. L'impresa dei fratelli Wright è stata fondamentale per dimostrare che questo sogno poteva uscire dal regno della fantasia, ma per quanto riguarda la possibilità del volo oltre il nostro pianeta, nel periodo che va dalla fine dell'Ottocento alla Seconda Guerra Mondiale, vi sono stati alcuni pionieri di cui almeno quattro vanno ricordati come i veri padri dell'astronautica. Konstantin Tsiolkovsky per la Russia, Robert Goddard per gli Stati Uniti, Robert E. Snoppelteri per la Francia ed Hermann Oberth per la Germania. La conquista dello spazio è stata vissuta in tutto il mondo come una favola quasi sempre a lieto fine e di cui si conoscono bene storia e motivazioni. In realtà, essa è composta anche da una serie di avvenimenti mai divulgati ufficialmente, venuti alla luce grazie alle indagini di alcuni coraggiosi ricercatori, tra i quali spicca l'americano Frank Edwards, suicidatosi misteriosamente dopo aver osato violare tali segreti. Lo sviluppo dell'astronautica, quindi, contrariamente a quanto diffuso al pubblico, fu determinato oltre che da motivazioni scientifiche e di prestigio internazionale, anche da una realtà di cui poche persone al mondo erano a conoscenza nella sua reale portata: la presenza di civiltà extraterrestri nei nostri cieli. Perciò, se da un lato le agenzie spaziali hanno fatto il possibile per convincere l'opinione pubblica che tutto si svolgesse alla luce del Sole, da un altro aspetti importanti concernenti gli sviluppi dell'astronautica e le vere motivazioni che ne rendevano necessario l'avanzamento erano accuratamente occultate e i reali avvenimenti distorti ed adattati ad una verità di comodo. Sin dai primi passi della corsa verso lo spazio esterno, l'attività di questi esseri è stata evidente, ma gli astronauti sono sempre stati vincolati all'obbligo del silenzio. Solo pochi, tra i quali gli americani Gordon Cooper ed Edgar Mitchell, hanno avuto il coraggio di trasgredire parzialmente questo divieto, e le loro dichiarazioni ci fanno intuire ciò che realmente sanno su questo tema. Ma non sono solo le testimonianze di questi professionisti a confermare la veridicità di quanto abbiamo affermato sino ad ora. Esistono un certo numero di documenti filmati e fotografici, sicuramente minimi rispetto a quanto posseduto dalle agenzie spaziali russe ed americane, che dimostrano la presenza di astronavi e apparati non terrestri negli spazi vicini al nostro pianeta. In ultimo, ma non certo per importanza, è doveroso citare anche in questo campo la pionieristica opera divulgativa fatta da contattisti quali George Adamski ed Eugenio Siragusa. Essi annunciavano sin dai primi anni in cui l'uomo muoveva i primi passi nella corsa alla conquista dello spazio che su Marte vi era stata una fiorente civiltà, oggi esistente su piani dimensionali a noi non visibili, che sulla Luna vi era la presenza di acqua in grandi quantità e numerose basi di civiltà extraterrestri, che gli astronauti sapevano ma erano costretti a tacere. Queste dichiarazioni li fecero passare agli occhi dell'opinione pubblica come pazzi visionari. Oggi, con le documentazioni che sono emerse e che vedremo, riscontreremo che essi avevano ragione e quanto da loro affermato era realmente verità, ma occultata perché scomoda al potere. In quest'opera vedremo i documenti fotografici e filmati realizzati dagli astronauti ed udremo unicamente la testimonianza di coloro che di persona hanno potuto viaggiare nello spazio e vivere direttamente questa straordinaria esperienza. Potremo così renderci conto di come realmente l'umanità sia stata ingannata sui reali avvenimenti accaduti e non si sia mai trovata sola in una delle sue più straordinarie ed affascinanti avventure. Uno dei fatti più eclatanti che spinsero le grandi potenze ad una rapida accelerazione degli sforzi per la conquista dello spazio avvenne nella notte tra il 24 e il 25 aprile 1955. Secondo quanto rivelato da Frank Edwards, in quella fatidica notte lo scienziato Patrick Landing dell'Osservatorio californiano di Monte Palomar e l'Osservatorio sovietico di Leningrado avvistarono un enorme oggetto di oltre 10 km di diametro orbitante intorno alla Terra a 500 km d'altezza e con una velocità di oltre 30.000 km l'ora. La presenza di questo misterioso velivolo causò forti tensioni internazionali
che furono chiarite in un incontro al vertice fra America, Unione Sovietica, Francia e Gran Bretagna. Questo incontro avvenne a Ginevra nel luglio del 1955 e furono prese una serie di misure le quali permisero di stabilire che si trattava di un'astronave di provenienza non terrestre. Il fatto destò in tutti grandissima preoccupazione e si decise di tenere questa sconcertante scoperta nel massimo segreto. Allo stesso tempo furono accelerati i programmi spaziali giustificandoli unicamente con motivi scientifici e di prestigio internazionale, ma in realtà necessari ai militari per avere un maggior controllo dell'attività dei velivoli extraterrestri nello spazio. Di questo abbiamo avuto un'inaspettata conferma con le dichiarazioni del colonnello Philip Corso, che ha rivelato l'esistenza di piani per la costruzione di basi militari sulla Luna, quali il progetto Horizon, sin dai primi anni 60. Anche la decisione di incaricare Wernher von Braun, invece che il suo maestro Hermann Oberth, a dirigere la prima fase della conquista americana dello spazio fu determinata da fattori concernenti questa realtà. Oberth, già nel 1953, dichiarava di essere convinto dell'esistenza di esseri extraterrestri molto evoluti, che sorvegliavano costantemente la Terra con apparecchi silenziosi, velocissimi e capaci di immobilizzarsi nel cielo. Oberth, spinto dal desiderio di realizzare scopi scientifici utili all'intero genere umano, era convinto che per poter effettuare una vera e propria esplorazione spaziale erano necessari velivoli a propulsione elettromagnetica. Perciò chiese al presidente americano Eisenhower i mezzi tecnici e finanziari per poterli realizzare. Ma queste intenzioni non erano condivise da chi gestiva gli enormi capitali necessari per costruire i missili, e nemmeno dai militari, visto che questi mezzi erano stati programmati per finalità principalmente belliche. Quindi la sua richiesta non fu accettata e lo scienziato decise allora di rientrare in patria, rifiutando ulteriori collaborazioni con l'ente spaziale americano e con i militari. Oberth ebbe esperienze dirette con questi esseri, da lui definiti uranidi, che sicuramente hanno influenzato le scelte dell'insigne scienziato. Essi gli comunicarono un messaggio nel quale si dichiaravano in totale disaccordo con le scelte che i governi stavano operando, soprattutto in merito all'energia nucleare, e notevolmente preoccupati per l'eccessivo disequilibrio tra lo sviluppo tecnologico e quello etico-morale dell'umanità terrestre. Questa preoccupazione è condivisa da molti degli uomini che hanno avuto la possibilità di viaggiare nello spazio, i quali sono usciti profondamente cambiati da questa esperienza. Edgar Mitchell, quinto uomo ad aver camminato sulla Luna durante la missione dell'Apollo 14, ed oggi valente scienziato, fondatore dell'Istituto per la Noetic Science, in un'intervista esclusiva rilasciata al ricercatore e giornalista Jaime Maussan, testimonia quali mutamenti abbia provocato in lui viaggiare nell'immensità del cosmo. Dopo aver vissuto la straordinaria esperienza di guardare la Terra e l'intero cosmo dall'esterno, mi sono reso conto che cominciavo a percepire tutto ciò che mi circondava in un modo completamente diverso. Ho cominciato ad analizzare la realtà partendo da un nuovo approccio. Come conciliare la nostra conoscenza scientifica della fisicità con l'esperienza interiore che ognuno possiede. Per 100 anni di civiltà occidentale abbiamo vissuto secondo l'assunto della filosofia cartesiana, che concepisce corpo e intelletto come separati, quindi la fisicità e la spiritualità come appartenenti a due domini ben distinti. Ciò che invece oggi emerge dopo 25 anni di studio è che questo principio non è corretto. Spiritualità e fisicità sono due cose distinte, ma costituiscono due facce della stessa realtà. Ciò che sto dicendo è basato su scoperte scientifiche degli ultimi 20 anni e dovrebbe essere sufficiente per realizzare un modo totalmente nuovo per guardare a quei fenomeni che noi chiamiamo vita, coscienza e realtà.
Oggi, a differenza dei tempi di Cartesio, possiamo dire che siamo in grado di comprendere la nostra origine spirituale, e questo è lo scopo della noetica. Per questo ho dato vita all'Istituto della Noetic Science, per approfondire questo tipo di studi, per comprendere l'esperienza interiore, ma da un punto di vista scientifico. Gordon Cooper è uno di quegli uomini che può essere considerato un vero pioniere dello spazio, avendo fatto il primo volo nel maggio del 1963 dentro una capsula del progetto Mercury denominata Phase 7. Anche quest'uomo ha provato sensazioni molto particolari quando si è trovato di fronte all'infinito. Intervistato da Giorgio Bongiovanni, si è così espresso in merito. È stato impressionante. Ti fa sentire piccolo. Mi ha aiutato a capire quanto siamo minimi rispetto all'infinito immenso universo. Ho provato un sentimento bellissimo e mi sono sentito veramente privilegiato. Le norme che vietano la divulgazione di notizie materiale e visivo sulla presenza di questi esseri durante le missioni spaziali sono molto rigide. In considerazione di ciò, le parole dell'anziano astronauta assumono un'importanza particolare quando si dichiara convinto della realtà di questa presenza. Sì, credo che ci siano veicoli extraterrestri che ci stanno visitando. Ci sono state tante persone qualificate che hanno visto dei veicoli extraterrestri, in alcuni casi anche esseri extraterrestri. Nonostante questa ferrea censura, già dai primi voli qualche documento riuscì a trapelare. Vediamo le immagini più significative relative al periodo che va dai primi anni dei lanci nello spazio sino all'ultima missione verso la Luna di un equipaggio umano, realizzata con l'Apollo 17, poggiatosi sul nostro satellite il 12 dicembre 1972. Queste due foto furono scattate il 24 maggio 1962 dall'astronauta Scott Carpenter durante una missione del programma Mercury dalla capsula Aurora 7. L'astronauta James McDivitt, in volo con la Gemini 4 nel luglio del 1966, scattò questa foto dove compare chiaramente un UFO sigariforme. Ebbe anche modo di realizzare il filmato di un altro oggetto volante che si era approssimato alla sua navicella. Ho dato un'occhiata dall'oblò e là fuori, contro il cielo nero, c'era un oggetto bianco, aveva la forma di una sfera ed eseguiva movimenti con angolazioni anche di 40 gradi. Gordon Cooper, pur non parlando di avvenimenti accaduti nei suoi voli orbitali, racconta di un'esperienza accadutagli nel 1957, quando si trovava presso la famosa base americana di Edwards. Stavamo facendo dei lavori per l'area di atterraggio e filmando tutta l'installazione. All'improvviso alcuni membri dell'equipaggio, addetto alle riprese, corsero a chiamarmi. Mi dissero di aver visto un disco volare molto basso, atterrare dopo aver estratto tre apparati per appoggiarsi al suolo. Lo avevano ripreso con telecamere e macchine fotografiche, ma non appena avevano cercato di avvicinarsi, l'UFO aveva preso il volo e si era allontanato a grande velocità. Cooper non vide direttamente l'UFO, ma visionò il filmato subito dopo lo sviluppo della pellicola, che successivamente spedì a Washington. Da allora non seppe più nulla su questo importante documento. Va ricordato che egli ebbe un personale avvistamento nel 1951, quando si trovava in servizio presso la base aerea di Neuwiberg, in Germania. Durante la missione della Gemini 7, gli astronauti Bowman e Lovell realizzarono le seguenti tre foto. Durante la missione della Gemini 11 fu scattata questa foto, che mostra un oggetto che probabilmente è formato da vari oggetti più piccoli ma molto vicini. Questa foto e le due seguenti
furono scattate durante il volo della Gemini 12 dagli astronauti Lovell e Aldrin. La missione dell'Apollo 11, carica di valori trascendentali oltre che scientifici, fu tra gli avvenimenti più seguiti della storia. Per la prima volta degli esseri umani, nella notte tra il 20 e il 21 luglio 1969, posavano i piedi su un nuovo corpo celeste. Tale trascendenza era condivisa da altri esseri e lo storico volo fu accompagnato dalla continua manifestazione di velivoli extraterrestri. Oltre a questo, ci fu un avvenimento che segnò ulteriormente questo evento, dando il chiaro segno che l'arroganza di pochi faceva nuovamente mancare l'incontro dell'umanità con il proprio destino. Alcuni minuti dopo la discesa degli astronauti Armstrong e Aldrin sul suolo lunare, le trasmissioni in diretta mondiale si interruppero. La NASA parlò di problemi tecnici, ma la realtà era un'altra. Gli astronauti si erano resi conto di avere di fronte dei velivoli extraterrestri e in modo abbastanza concitato lo trasmisero alla base di Houston, che prontamente chiuse i canali audiovisivi verso l'esterno. Alcune radiostazioni private di ascolto a terra riuscirono a captare l'audio censurato. Ascoltiamo, seguendo i sottotitoli, questa drammatica comunicazione. That's one small step per man, one giant leap per mankind. Oh, that looks beautiful from radio. It has a stark beauty all its own. It's like much of the high desert of the United States. It's different, but it's very pretty out here. Have you now? Affirmative. We have it. What is it? We have some explanation for that. We have none. Don't worry. Continue your program. Oh boy, it's really something super fantastic here. You couldn't ever imagine this. Roger. We know about that. Could you go the other way? Go back the other way. Well, this guy Ridge, pretty spectacular. God, what is that there? That's Roger, a hollow. What that's the enough. Hell is that? Go tango. Tango. There's kind of light there now. Roger, we got it. We've marked it. Lose communication. Bravo tango. Bravo tango. Select Jezebel. Jezebel. Yeah. But this is unbelievable. We call it off. Bravo tango. Bravo tango. Durante la missione dell'Apollo 12, nel novembre del 1969, fu filmato questo gigantesco UFO vicino alla Luna. Sempre dall'Apollo 12 fu fotografato questo incredibile veicolo. Il volo dell'Apollo 13 nell'aprile del 1970 fu segnato da un incidente che costrinse i tre uomini a bordo ad interrompere la loro missione e rientrare a terra. Le cause non furono mai chiaramente spiegate dalla NASA, ma secondo le informazioni divulgate dal console italiano Alberto Perego, sarebbe dovuto ad un intervento extraterrestre. Questo perché sembra che l'Apollo 13 trasportasse un ordigno nucleare col pazzesco intento di farlo esplodere sul suolo lunare. Un'informazione incredibile, ma confermata recentemente dall'ex capo progettazione dei sistemi di comunicazione dell'Apollo, Maurice Chatelain. Già da tempo gli extraterrestri avevano fatto pervenire dei messaggi di monito attraverso i contattisti, dicendo chiaramente che se l'esplorazione dello spazio fosse continuata con fini non dedicati alla pace e al progresso dell'intera umanità, sarebbero intervenuti drasticamente ad ostacolare l'operato dell'uomo. Le foto che stiamo vedendo testimoniano chiaramente la presenza di velivoli anomali vicino all'Apollo 13. Va ricordato inoltre che alcuni istanti prima dell'incidente, cioè l'esplosione di uno dei serbatoi d'ossigeno, gli astronauti comunicarono di essere seguiti da un oggetto sconosciuto. Anche nelle missioni successive questa presenza continuò a manifestarsi. Lo strano velivolo in basso a destra nelle foto fu ripreso durante il volo dell'Apollo 14, del quale, come già detto, faceva parte Edgar Mitchell. Egli, pur non esprimendosi su questa esperienza, conferma di essere certo della presenza di civiltà extraterrestri che ci visitano. Fino a 20 anni fa, sia la scienza che la teologia hanno sostenuto la convinzione che siamo soli nell'universo. Quando andai sulla Luna nel 1971,
ero ancora convinto che l'uomo fosse il centro biologico dell'universo. Oggi ancora si insiste su questo concetto, ma nessuno ci crede più. Noi non li abbiamo ancora trovati. La questione è se loro hanno trovato noi. Studi matematici della dimensione dell'universo hanno stabilito che una qualsiasi civiltà, 500 milioni di anni più vecchia della nostra, può aver viaggiato nell'universo e averci trovato. Abbiamo un'enorme casistica di casi anomali, indicati come avvistamenti UFO. Il caso di Phoenix, lo scorso marzo, ne è un esempio. Troppe persone residenti in quartieri diversi della città hanno visto e filmato la stessa cosa. E se non ho capito male, anche in Messico stanno accadendo cose molto anomale. Le seguenti foto relative alla missione dell'Apollo 15 sono state diffuse dall'ex sergente maggiore della NATO Robert Dean. Mostrano un oggetto luminoso che si alza in volo dalla superficie lunare. E infine, quest'ultima foto, sempre della stessa missione, mostra un oggetto lenticolare dietro il fianco di una collina. Questo enorme oggetto sigariforme è stato fotografato durante il volo dell'Apollo 16. In queste immagini possiamo vedere una sfera bianca passare a fianco dell'Apollo 17, un tipo di apparato che in questi ultimi anni abbiamo visto protagonista di innumerevoli spettacolari manifestazioni. Come possiamo notare, sullo sfondo c'è la superficie lunare, fatto che ci conferma la presenza di veicoli non terrestri operanti sul nostro satellite naturale. Una notizia che fu diffusa inizialmente dal contattista George Adamski, il quale divulgò come prova i documenti fotografici che stiamo vedendo. Il secondo brano video relativo sempre alla missione dell'Apollo 17 ci mostra la manovra di sganciamento del modulo lunare dall'astronave madre. Osservando attentamente, possiamo notare sulla sinistra, dall'alto verso il basso, il passaggio di un veloce oggetto roteante. Ingrandendo e rallentando l'immagine, l'oggetto diventa maggiormente evidente. È una forma già nota ai ricercatori e agli appassionati. Infatti è praticamente identica al famoso oggetto triangolare avvistato agli inizi degli anni 90 sopra i cieli del Belgio e successivamente in altre parti del mondo. Con la missione dell'Apollo 17 terminarono bruscamente le missioni lunari. È stato detto a causa di problemi economici. Ma è la verità? Può essere che qualcuno abbia messo il veto alla prosecuzione della militarizzazione del nostro satellite naturale? In ogni caso, i programmi della NASA cessarono di occuparsi dei viaggi verso la Luna e l'ente spaziale americano si dedicò ad una serie di missioni esplorative del sistema solare con sonde automatiche. E anche durante le varie missioni di queste sonde si sono verificati una serie notevole di eventi anomali che hanno nuovamente indicato la presenza e l'intervento diretto di civiltà extraterrestri all'interno dei programmi spaziali sia russi che americani. La misteriosa scomparsa di varie sonde inviate su Marte, le stesse misteriose costruzioni individuate sul suolo del pianeta rosso, la presenza di acqua e strutture regolari, apparentemente artificiali su alcune lune di Giove, sono ulteriori avalli di una presenza che è ben determinata ad impedire che l'uomo terrestre porti fuori dal suo pianeta quanto è il frutto di una logica che ha sempre causato morte e distruzione. Uno degli ultimi eventi accaduto durante la missione della sonda americana Galileo è relativo all'individuazione di due enormi oggetti orbitanti intorno al maggiore tra i pianeti del nostro sistema solare. Nelle foto possiamo vedere i due corpi anomali fotografati dalla sonda americana. Al successivo passaggio della sonda sull'emisfero di Giove, dove erano stati individuati, essi erano scomparsi, confermando così la loro origine non naturale. Oltre alle missioni di questo tipo, nello stesso periodo, prese il via in modo sempre più consistente il programma delle navette spaziali. Ed è da queste missioni che sono scaturiti negli ultimi anni alcuni tra i documenti video più interessanti relativi alla presenza di oggetti volanti non identificati nello spazio. Purtroppo anche questo programma si è ben presto rivelato uno strumento che, sotto la parvenza della ricerca scientifica, nascondeva nuovamente l'attività degli interessi bellici. Dopo alcuni anni è risultato abbastanza chiaro che uno degli scopi era la messa in opera del cosiddetto scudo stellare, strumento che, terminata la guerra fredda,
può essere giustificato unicamente come arma di dissuasione verso i viaggiatori dello spazio che si avvicinano al nostro pianeta. Fantascienza? Forse no. Nei documenti che ora vedremo potremo vedere chiaramente all'opera questo tipo di arma che, basandosi su una tecnologia che sfrutta proiettili di plasma, può funzionare solamente fuori dall'atmosfera. In questo filmato possiamo osservare la Terra, che occupa per circa 2/3 il campo visivo, e nell'angolo in alto a destra lo spazio esterno. Mentre il Discovery si trova a sorvolare l'Australia, la sua telecamera inquadra un notevole numero di oggetti che fluttuano nello spazio. Ad un certo punto vediamo comparire dal nulla una sfera che inizia a percorrere una traiettoria parallela all'orizzonte del pianeta. Improvvisamente cambia direzione, compiendo una rapida virata con angolo negativo in direzione dello spazio esterno e ad una velocità che è stata stimata intorno ai 90.000 km orari. Possiamo notare, un istante dopo che la sfera ha iniziato la sua virata, un bagliore e subito partire nella stessa direzione dell'oggetto alcune scie meno evidenti ma altrettanto veloci. Rivedendo la scena, possiamo renderci conto che nella parte destra dello schermo, leggermente più in basso rispetto alla precedente, un altro oggetto entra in campo con una traiettoria inclinata verso il basso, per poi deviare verso l'alto, quasi nello stesso momento in cui il primo oggetto compie la stessa manovra. Anche in questo secondo caso possiamo notare il bagliore ed una scia che si dirige verso la traiettoria del velivolo in esame. Rivediamo queste eccezionali riprese ingrandite e a velocità accelerata per valutare meglio la dinamica complessiva dello scenario incredibile che si prospetta ai nostri occhi. Riteniamo che parlare di rifiuti spaziali o di satelliti artificiali per giustificare quanto avviene sia del tutto fuori luogo. Il professor Jack Kasher, fisico ed astronomo dell'Università di Omaha, nel Nebraska, ritiene che ci troviamo davanti ad un attacco con armi ad energia, facenti parte dello scudo stellare messo in opera dagli Stati Uniti. Una chiara dimostrazione della segreta metodologia ostile messa in atto dai governi nei confronti di queste civiltà. Questo evento fa parte della sequenza precedente ed è stato ripreso nel momento in cui la telecamera veniva riportata dentro lo scafo della navetta spaziale. Possiamo vedere un oggetto triangolare molto simile ai velivoli ripresi al fianco dell'Apollo 17 e sopra i cieli del Belgio e del Messico. Il movimento non è proprio dell'oggetto, ma è dovuto allo spostamento della telecamera. Queste immagini fanno sempre parte della missione della navetta Discovery e sono girate nel momento in cui lo shuttle si trova sopra l'Oceano Indiano. Nuovamente, lo scenario che ci si presenta ha dell'incredibile. Possiamo vedere, infatti, vari oggetti dal movimento inusuale attraversare lo schermo con modalità che ne denotano la natura anomala. Notiamo ancora che un notevole numero di vere e proprie saette bersagliano gli oggetti che stanno volando nella stratosfera terrestre. A questo punto riteniamo superfluo descrivere ogni singolo evento. Gordon Cooper, consapevole di quanto fosse importante per l'umanità il tema degli UFO, tentò di sensibilizzare i governi su questo tema. Perciò nel 1978 scrisse una lettera all'ambasciatore di Grenada all'ONU, del cui testo riportiamo le parti più interessanti. Io penso che questi aerei extraterrestri e il loro equipaggio che visitano la Terra provengano da altri pianeti, che evidentemente sono tecnologicamente più avanzati di noi. Credo che noi avremmo bisogno di un programma coordinato per raccogliere e analizzare i dati scientifici raccolti in tutto il pianeta e le migliori modalità di incontro, al fine di trovare la via più amichevole per prendere contatto con questi visitatori. Noi dobbiamo intanto mostrare loro che abbiamo imparato a risolvere i nostri problemi in modo pacifico, senza bisogno di guerre, prima di poter entrare a far parte della comunità universale. Il loro riconoscimento significherebbe per la nostra Terra l'incredibile possibilità di progredire in tutti i campi. Per fare questo, l'ONU dovrebbe avere un logico interesse ad occuparsi seriamente e in fretta di questo tema. Penso di avere un minimo di qualifica per discutere di questo fenomeno, visto che io stesso sono stato ai confini dello spazio nel quale loro viaggiano.
Anch'io nel 1951 ebbi la possibilità di vedere molti di questi oggetti per 2 giorni consecutivi. Ho visto diverse formazioni che si muovevano da est verso ovest. Si trovavano a grande altezza e noi riuscimmo a raggiungerli con i nostri caccia a reazione. Se l'ONU si decidesse ad incaricarsi di questo progetto e a dare credibilità al fenomeno, forse molti qualificati esperti si deciderebbero a parlare all'opinione pubblica e a fornire aiuto e informazioni. Ci sembra doveroso sottolineare il valore testimoniale di dichiarazioni di questa portata. Purtroppo anche questa coraggiosa iniziativa cadde nel vuoto e oggi Cooper esprime le seguenti considerazioni. Scrissi quella lettera alle Nazioni Unite perché pensavo che fosse l'organizzazione internazionale giusta, la più adatta a prendere sul serio i casi di avvistamento e a investigarli. Penso che abbiamo ancora lo stesso bisogno di centralizzare le investigazioni. Non sono più sicuro che le Nazioni Unite siano la giusta organizzazione. Penso che non prendano molto in considerazione gli astronauti. Dovremmo creare un'organizzazione appropriata. Questa ulteriore sequenza della missione STS-48 del Discovery mostra una scena che sembrerebbe girata al microscopio piuttosto che da una telecamera posta in orbita intorno al pianeta. Vediamo infatti, indicato dal cerchio evidenziatore, il fluttuare nella stratosfera terrestre di uno strano oggetto evanescente e dalla struttura elastica. L'apparato è di enormi dimensioni e palesemente ha attirato l'attenzione dell'astronauta che sta manovrando la telecamera. È sicuramente un fenomeno inusuale, su cui non esiste a livello pubblico alcun'altra documentazione. Riteniamo si possa catalogare tra quelle strabilianti navicelle definite plasmoidi dagli esperti e costituite d'energia. Una capacità tecnologica posseduta, secondo quanto divulgato dai contattisti, solo da civiltà extraterrestri estremamente avanzate. La missione STS-51 della navetta spaziale americana, effettuata nel novembre del 1984, aveva il compito di recuperare 2 satelliti difettosi, il Westar 6 e il Palaba B2. Improvvisamente un oggetto di apparente struttura metallica entra nel campo visivo della telecamera, compiendo una veloce manovra verso destra per poi scomparire nuovamente. Rivedendo la scena possiamo renderci conto di come il rapporto luce-ombra dell'oggetto cambi durante il suo movimento, risultando conforme a quello complessivo dell'intera scena. La sua struttura e i suoi movimenti ne escludono l'origine naturale o terrestre. È notevolmente simile alle sfere, definite sincronizzatori dai contattisti, che hanno la funzione di sonde di monitoraggio per invio di dati alla base da cui sono state lanciate. Oggetti che sono stati fotografati e filmati innumerevoli volte sul nostro pianeta e che ora vediamo all'opera anche nello spazio. Questa non è stata la prima ed unica occasione in cui questi oggetti si sono manifestati agli obiettivi delle telecamere montate sullo shuttle. Durante la missione STS-37, svoltasi nell'aprile del 1991, è stato filmato un oggetto quasi identico al precedente. È di forma più sferica, ma appare sempre di natura metallica. In questo caso non scompare subito, ma rimane ondeggiante davanti alla telecamera per un tempo sufficiente ad apprezzarne meglio le caratteristiche. Nell'ingrandimento possiamo osservare la lieve fluttuazione dell'oggetto mentre staziona davanti all'obiettivo. È possibile inoltre valutare le variazioni della sua ombra durante questi spostamenti, fatto che ne indica la tridimensionalità. Se ancora dovessero esserci dubbi sulla natura non terrestre delle sfere viste finora, il filmato che adesso vedremo ne darà una conferma inequivocabile. Il filmato è relativo alla missione STS-62 del marzo 1994. Vediamo che la telecamera dello shuttle inquadra un piccolo oggetto che si muove a scatti, in un modo erratico che dimostra chiaramente la sua capacità di realizzare un volo indipendente. All'improvviso compie uno scarto rapidissimo, portandosi più vicino all'obiettivo della telecamera e sullo sfondo dello spazio,
rendendosi così meglio identificabile, cosa che sembra voler realizzare volontariamente per dare un segno più evidente della sua presenza. Infine, possiamo osservare chiaramente il suo proiettarsi velocissimo verso la profondità dello spazio, nella direzione opposta al Discovery. Come stiamo vedendo, la documentazione ufologica emersa dalle missioni della navetta spaziale è molto più numerosa di quanto fosse avvenuto con le missioni Apollo o con le precedenti missioni spaziali degli astronauti americani. Ciò può essere imputabile anche al fatto che le missioni spaziali non sono più gestite unicamente da personale militare. Negli ultimi anni, molti civili hanno partecipato ai voli della navetta. Persone non abituate alla rigida disciplina militare e che qualche volta si sono lasciate vincere dallo stupore, dall'emozione e forse dalla sorpresa di vedere all'opera mezzi alieni. Casi ancora più emblematici sono quelli che ora andiamo a presentare. Il primo si riferisce alla missione STS-21 del 14 marzo 1989. Durante il suo svolgimento, il medico di bordo, l'astronauta James Buckley, si lascia sfuggire l'esclamazione: «Houston, qui è il Discovery, abbiamo ancora la nave spaziale aliena sotto osservazione». Una frase che da sola avrebbe dovuto avere immediatamente eco in tutti i telegiornali del pianeta. La comunicazione è stata captata da una stazione privata d'ascolto radio avente la sigla WA3NAN e situata negli Stati Uniti. Del caso si sono interessati i ricercatori giapponesi della Nippon Television che hanno potuto verificarne l'autenticità. Sentiamola. Houston, this is Discovery. We still have the alien spacecraft under observance. Houston, this is Discovery. We still have the alien spacecraft under observance. Il primo dicembre 1996, la navetta Discovery stava compiendo la missione denominata STS-80. Nel momento in cui sorvola l'Asia, sulla Terra infuria un violento temporale. I bagliori che vediamo sono causati dai fulmini. Ad un certo punto, dalla destra, compare una sfera luminosa che, entrando nell'atmosfera, aumenta notevolmente la sua luminosità. Quasi contemporaneamente, da sinistra, arriva un secondo oggetto più piccolo, mentre un terzo si materializza dal nulla, alla destra dei primi due. Vediamo nel frattempo il rapidissimo strecciare di varie scie che potrebbero essere meteore o nuovamente proiettili di energia dello scudo stellare americano. O forse un insieme di tutti e due i casi elencati, considerando il notevole numero di tracce che stiamo vedendo. Successivamente, un quarto oggetto molto luminoso compare nuovamente dal nulla per avviarsi lentamente in direzione opposta ai precedenti, che continuano a fluttuare pigramente verso i tre oggetti bianchi in basso a destra dello schermo. Nella stessa zona appare un ennesimo oggetto, anch'esso luminoso e pulsante, che con lo scorrere delle immagini vediamo andare a riunirsi con il primo oggetto comparso e con uno dei tre fluttuanti in quel settore dall'inizio della ripresa. Ed è in questa direzione che la telecamera del Discovery esegue una zoomata, per poi allargare nuovamente il campo, permettendoci di notare un nuovo oggetto pulsante che si dirige verso la Terra, inquadrato dalla telecamera fino al momento in cui questo incredibile scenario scompare nel buio dell'emisfero notturno del pianeta. A quel punto la telecamera è fatta rientrare all'interno dello scafo della navetta spaziale. Rivediamo, elaborandole, queste straordinarie immagini per valutarne appieno la portata. Secondo il parere di molti ricercatori, non si era mai visto un filmato di tale interesse che mostrasse le manovre di mezzi non terrestri nello spazio adiacente il nostro pianeta. È stato visto ed analizzato da vari esperti, tra i quali il fisico ed astronomo Jack Kasher, dell'Università di Omaha, nel Nebraska. Nuovamente è stato escluso possa trattarsi di fenomeni naturali o dovuti all'uso di tecnologia terrestre. Nonostante il parere di autorevoli studiosi come Jack Kasher, l'eclatanza di immagini come quelle che stiamo vedendo o l'interessamento di professionisti come Gordon Cooper, gli artefici del cover-up continuano a negare la realtà di questa presenza, di cui esistono prove consistenti sin dagli anni 40. There were...
Si è parlato tanto anche del caso Roswell. Malgrado le polemiche, sembra che questo cosiddetto crash sia accaduto veramente e che il governo possieda sia corpi che tecnologia aliena. E altrettante prove circostanziali che dicono che siamo visitati e che le agenzie lo sanno, ma lo tengono nascosto. Non ho avuto significative esperienze personali a riguardo, ma ho potuto parlare con persone all'interno del governo americano, sia in ambiente militare che a livello di intelligence, le quali fanno ufficialmente parte di un programma di investigazione in questo senso, e la loro risposta è stata affermativa. Il problema è che con il passare del tempo solo un ristrettissimo gruppo selezionato di persone è a conoscenza di tutta la verità. Troppe persone si sono succedute al governo negli ultimi 50 anni per pensare che tutti conoscano la questione per intero. Quello che ora vogliamo fare è invitare le persone che negli ultimi 30-40 anni non hanno potuto rivelare ciò che sapevano perché vincolati dal voto di segretezza a parlare apertamente al Congresso. È arrivato il tempo di rendere pubblica questa realtà. Ed io, insieme ai miei colleghi, voglio contribuire a scoprire cosa si cela dietro a questo cover-up. Gordon Cooper esprime in poche parole gli stessi sentimenti. Penso che in realtà il vero problema sia che non sanno come ammettere che hanno mentito per anni. I filmati che vedremo ora sono stati realizzati da un ricercatore americano che per motivi di sicurezza ha preferito non rendere pubblica la sua identità. Appassionato alla ricerca ufologica ed avendo avuto l'opportunità di montare 4 potenti antenne paraboliche nel cortile di casa sua, ha potuto captare le trasmissioni effettuate durante una missione congiunta dello shuttle con la stazione orbitale Mir. Le immagini sono sconcertanti. Durante le manovre di attracco e sganciamento dello shuttle dalla Mir, si possono vedere numerosi oggetti pulsanti volteggiare vicino alle navicelle terrestri. Le manovre che molti di questi oggetti compiono dimostrano chiaramente che si tratta di mezzi dotati di una propulsione autonoma e che non possono essere assolutamente satelliti artificiali, meteore, spazzatura spaziale, frammenti di ghiaccio o altro. Le improvvise accelerazioni o gli stalli istantanei escludono possa trattarsi di mezzi costruiti con la tecnologia a noi conosciuta. Questi incredibili documenti risalgono al maggio del 1997 e sono relativi alla missione STS-84 della navetta spaziale americana. Andiamo ora ad analizzare in dettaglio i vari episodi anomali che si sono verificati durante le varie fasi di questa missione spaziale. In questa sequenza possiamo osservare parte dello scafo dello shuttle e in lontananza la Mir. Mentre la telecamera stringe il campo visivo, possiamo notare un gruppo di oggetti che si allontanano dalla stazione russa. Dopo che l'operatore stringe ulteriormente il campo visivo, compaiono altri 2 oggetti con traiettoria diagonale dal basso verso l'alto e da destra verso sinistra. L'oggetto, di dimensioni maggiori, passa abbastanza vicino alla Mir, mentre un altro oggetto più veloce lo segue nella stessa direzione, quindi un'ulteriore sfera emerge da destra, seguendo la stessa traiettoria dei precedenti. Si direbbe quasi il transito di una vera e propria squadriglia. Infatti, subito dopo, possiamo osservare nell'angolo in basso a destra dello schermo una sfera bianca seguita da altri 3 oggetti più piccoli e veloci. Mentre questo primo gruppo sta ad uscire dallo schermo, la telecamera dello shuttle si abbassa per andare ad inquadrare un altro gruppo di oggetti che nel frattempo si erano portati vicino alla Mir. Come possiamo vedere, il più grande dei 3 ferma la sua corsa,
e con una lieve accelerazione cambia la sua direzione, prendendone una maggiormente verticale rispetto alla precedente. Infine, dal basso, arriva una nuova sfera luminosa e pulsante, che appena entrata in campo cambia la direzione della sua traiettoria aumentandone anche la velocità. Subito dopo, questo velivolo è seguito da un oggetto più piccolo e successivamente da un secondo che sbuca sotto la stazione orbitale. Rivediamo le fasi salienti di questa straordinaria sequenza, ingrandite e con diverse velocità per evidenziarne maggiormente le manovre. Viene spontaneo pensare che se detriti vaganti o meteore passassero così numerosi e con questa frequenza, a così poca distanza dalla Mir, la vita degli astronauti a bordo e l'incolumità della stazione orbitale stessa sarebbero costantemente in pericolo, tanto da consigliarne il rientro a Terra. Se ciò non avviene, potrebbe significare che molti degli oggetti appena visti sono di tutt'altra natura. In questa sequenza video possiamo notare un oggetto statico sotto la Mir che dopo un breve istante si mette in movimento per dirigersi verso la stazione orbitale. Dopo vediamo sulla destra un oggetto che, pulsando intensamente, passa veloce descrivendo una curva. Mentre in basso, dalla parte sinistra dello schermo, compare un oggetto notevolmente veloce che rallenta visibilmente prima di uscire dalla visuale. E un attimo prima che questo oggetto scompaia alla vista, sulla destra vediamo comparire altri oggetti estremamente veloci e pulsanti. Successivamente, sempre dalla destra, compare un ennesimo velivolo che rallenta e compie una curva prima di scomparire alla vista, coperto dalla Mir. Ancora in alto a sinistra arriva un nuovo velivolo che subito dopo aumenta la sua velocità. Singolare è anche la pulsazione che manifesta. Quest'ultima caratteristica è maggiormente accentuata nell'ultimo oggetto che compare nella parte finale di questa movimentata sequenza. Una serie di evoluzioni che fanno quasi pensare a delle vere e proprie esibizioni, eseguite per indurre a determinate conclusioni chi si trovasse ad osservare quanto accade. In queste immagini vediamo che la telecamera va ad inquadrare il nostro pianeta nell'emisfero notturno. Ed è in questa zona che possiamo osservare una serie di oggetti luminosi, di cui alcuni sono statici ed altri in movimento. Una nuova sequenza che pone interessanti interrogativi su quanto realmente avvenga durante le missioni spaziali e non sia reso noto al pubblico. Vediamo ora la Mir inquadrata da un oblò dello Shuttle.
In alto vediamo comparire un oggetto pulsante che prima di superare la Mir si ferma e compie una curva verso sinistra, invertendo il suo senso di marcia. Anche in questo caso abbiamo l'evidenza di un oggetto, palesemente dotato di una propria autonomia di volo, compiere una manovra che ne esclude l'origine naturale o l'appartenenza alla tecnologia terrestre. In questa ripresa, nuovamente possiamo vedere sulla destra il nostro pianeta nella sua parte oscura mentre inizia a sorgere il Sole. La telecamera si sposta e l'immagine diventa più nitida. Possiamo così osservare vari oggetti, tra i quali il più rilevante è quello che compare in alto, alla sinistra dello schermo. Proviene dallo spazio esterno, perciò non può essere un satellite artificiale e ha una velocità troppo ridotta perché sia un meteorite attratto dalla gravità del pianeta. In queste stupende immagini possiamo vedere comparire sulla destra della coda dello shuttle un oggetto che lentamente si avvicina al pianeta. Rivedendo la sequenza ingrandita ed accelerata, possiamo renderci conto più chiaramente della sua traiettoria. Le immagini che ora andiamo ad analizzare presentano una serie di fenomeni tra i più particolari ed interessanti di quelli sinora visti. La telecamera dello shuttle inquadra inizialmente lo scafo della navetta, poi si sposta verso destra per inquadrare un settore dello spazio dove vediamo subito alcuni oggetti scomparire velocemente verso l'alto. La Terra si intravede in basso, per cui non possono essere satelliti o meteore attratte dalla sua forza di gravità. Se facciamo attenzione, vedremo al centro dello schermo e leggermente verso l'alto comparire un oggetto che con un'accelerazione incredibile si proietta verso destra. In lontananza, altri oggetti meno visibili si muovono nella stessa direzione. Nel frattempo, un altro oggetto compare improvvisamente, seguito subito da altri due e da un altro ancora sul limite destro dello schermo. Nello stesso momento, nell'angolo in alto a sinistra, iniziano a comparire un incredibile numero di oggetti, mentre altri continuano ad emergere dal buio dello spazio. Inspiegabilmente, la telecamera viene distolta da questo incredibile scenario e viene puntata verso terra. Potrebbe darsi che altre telecamere destinate a riprendere solamente situazioni particolari e trasmettenti su frequenze riservate siano entrate in funzione per mostrare a chi di dovere quanto sta avvenendo e impedire che qualcun altro possa captare scene ancora più compromettenti di quelle appena viste? Un dubbio che forse qualcuno potrebbe giudicare eccessivo. Ma le immagini e i fenomeni che abbiamo appena osservato possono realmente essere spiegati con parametri convenzionali? I ricercatori che sinora hanno potuto prenderle in esame hanno escluso categoricamente che quanto visto possa essere attribuito a fenomeni di origine naturale. Rivediamo una terza volta la parte finale di questa sequenza per metterne in risalto ulteriori particolari che la rendono ancora più straordinaria. Osserviamo nuovamente questi oggetti dirigersi in direzione opposta al nostro pianeta che si trova in basso. Prestiamo attenzione, perché al centro comparirà l'oggetto che si allontanerà velocissimo verso destra. Questo fenomeno è assimilabile a quello manifestato da un altro oggetto volante non identificato, avvistato sopra Città del Messico durante l'eclisse dell'11 luglio 1991. Una capacità, ripetiamo, non posseduta da alcun apparato costruito con tecnologia terrestre. Rivediamo gli altri oggetti comparire improvvisamente e sfrecciare in varie direzioni. Infine, ecco comparire quella che può essere definita una vera e propria squadriglia. Gli oggetti manifestano diverse velocità relative tra loro e si dirigono verso lo spazio esterno. Un evento straordinario che, come già sottolineato, gli astronauti inaspettatamente evitano di riprendere. Un fenomeno che è molto simile alle manifestazioni sempre più frequenti che stanno avvenendo sopra i cieli del Messico negli ultimi anni. I documenti che abbiamo visto sono un ulteriore chiaro segno del forte aumento dell'opera di sorveglianza e controllo di queste civiltà sul nostro pianeta e nello spazio esterno.
un intensificarsi che probabilmente segnala l'imminenza del grande contatto con l'umanità. Un'azione che aveva preso il via in modo consistente successivamente allo scoppio della prima bomba atomica su Hiroshima. Lo scopo di questa operatività, conosciuto soprattutto grazie alle informazioni divulgate dai contattisti, era l'intenzione di provocare nell'umanità della Terra una presa di coscienza che spingesse i governi ad abbandonare le attività belliche e di sfruttamento esasperato delle risorse ambientali, che avrebbero causato gravissimi problemi a tutto il pianeta. Purtroppo queste previsioni sono oggi una triste realtà, alla quale non sappiamo se riusciremo a porre rimedio. Dipende se saremo in grado di fare dei progressi. In questo particolare momento non ne stiamo facendo molti e non penso che se ne faranno molti nell'immediato futuro, a meno che non ci si comporti differentemente da come abbiamo fatto fino ad ora. Certamente ne abbiamo la capacità e spero che saremo abbastanza intelligenti per fare ciò di cui abbiamo veramente bisogno. Dipende soltanto da noi. La natura non evolve indipendentemente da noi. Non siamo degli spettatori passivi, tutt'altro. Quindi, se si guarda al XX secolo, se si valuta l'operato dell'uomo sulla natura e si vede la distruzione delle foreste, l'aumento progressivo delle zone desertiche, l'estinzione di molte specie di flora e fauna, la questione dell'ozono, ci rendiamo conto di doverci assumere delle responsabilità e cominciare a dimenticare il dualismo cartesiano, il quale dice che noi danneggiamo e poi Dio viene a riordinare. Questo non è vero. Noi dobbiamo rieducarci, o faremo la fine di quegli animali che sono usciti dal loro equilibrio naturale e che si sono estinti. Noi non siamo diversi. Non abbiamo nessuna assicurazione che sopravviveremo. Altre specie si sono estinte. I dinosauri non sono sopravvissuti, così come altre specie. Ma noi siamo intelligenti a sufficienza per sopravvivere se facessimo le scelte giuste. La questione è: faremo le scelte giuste? Potremmo risolvere tutti questi problemi se fossimo più intelligenti, più saggi e se avessimo una base spirituale? Per spirituale intendo realizzare e comprendere i valori, le priorità e fondare la moralità e i valori su concetti cosmologici come da dove vengo, perché sono qui. Se comprendessimo questa nuova cosmologia che colloca la responsabilità al primo posto, sapremmo anche convivere con la natura in piena armonia, come facevano gli antichi. La nostra esasperata corsa all'industrializzazione ci ha tenuti separati dalla sacralità della natura, ci ha resi conquistatori e sfruttatori. Questo è essenzialmente l'errore che abbiamo commesso. Se l'esperienza di viaggiare nel cosmo e vedere il nostro piccolo pianeta sospeso nell'infinito può produrre tali profondi cambiamenti nell'animo umano, non possiamo non rammaricarci che solo pochi uomini la possano vivere. Questo pensiero ci può far intuire con quali sentimenti vengano a noi esseri provenienti da altri mondi che da secoli vivono tale avventura. Se la nostra piccola e recentissima esperienza di viaggiatori dello spazio ha già prodotto questi risultati in molti degli esseri umani che l'hanno vissuta, dobbiamo rivalutare i messaggi divulgati dai contattisti, potendo capire meglio il perché queste civiltà esprimevano grande rammarico per l'ottusità, l'egoismo e la mancanza di valori spirituali che vi è nella nostra società. Alle soglie del nuovo millennio abbiamo l'urgente necessità di agire nella nostra vita come se anche noi avessimo avuto la fortuna di vedere questo piccolo globo azzurro sospeso nell'infinito e sentirlo più profondamente di quanto sia possibile esprimerlo con le parole,
come la nostra unica casa da tutelare e accudire come il bene più prezioso che possediamo. Se uomini razionali, tecnicamente e psichicamente preparati come lo sono gli astronauti, sono stati toccati tanto profondamente, è un chiaro segno che l'attuale scala di valori che abbiamo deve essere riconsiderata e modificata, così da poter anche noi un giorno diventare cittadini dell'infinito. Questo è il nostro destino, il nostro futuro. Se ci renderemo coscienti che la conoscenza implica una responsabilità, potremmo cominciare a conoscere l'universo e ad apprendere, a conoscere, ma con coscienza e responsabilità. E il significato di responsabilità è preoccuparsi per il futuro, divenire parte cosciente della catena vivente dell'evoluzione che è l'universo. La chiave è l'educazione e la conoscenza mistica di tutti i tempi, di tutte le culture, le quali dicono che la pace è dentro di noi, che il mondo materiale è importante per la sopravvivenza, ma Dio si incontra in noi stessi. Apprendiamo a vivere in armonia con la natura e scopriremo che la pace, la gioia, sono dentro di noi e non fuori di noi.